Allora, cari concittadini, come già preannunciato, non posso che portarvi tutta la mia preoccupazione per l'andazzo che si sta avendo in città, perché le notizie diramate circa una riapertura, una ripresa delle attività a partire dal 4 maggio, hanno ingenerato in ognuno di voi, da un punto di vista psicologico, il convincimento che la pandemia a San Severo è stata superata, che la problematica è stata ormai brillantemente risolta e che quindi si può tranquillamente girovagare, andare in giro quasi come nella normalità. Devo dire che ieri ho girato insieme alla polizia locale un po' le vie della nostra città e mi sembrava di trovare una città che avesse ristabilito la propria normalità. Bene, voglio dirvi che così non è. Voglio dirvi che se qualcuno di voi pensa che il problema a San Severo si sia risolto e che quindi si possa tranquillamente andare in giro, bene, io lo devo smentire. Lo devo assolutamente, devo confutare questo pensiero. Perché i dati ci danno un racconto molto preoccupante, la narrazione che ci arriva dei dati è estremamente preoccupante. Vi raccontavo nell'ultima diretta che seppur in maniera molto timida, molto ridotta, si registrava qualche trend positivo. Si era cioè scesi un attimino, sempre però restando al di sopra dei 50 casi positivi, quindi sempre nella zona rossa. Però dai 70 e qualcosa che avevamo, si era arrivati a 55-56 casi positivi. Questo la settimana scorsa, l'ultima diretta. Tant'è vero che dicevo, sebbene ci sono dei segnali, anche se piccoli, anche se minimi, positivi, continuiamo a tenere duro per non vanificare lo sforzo che abbiamo compiuto, quello che abbiamo fatto in queste settimane e in questo mese. Dopodiché il trend è ripreso a salire e in una settimana i dati aggiornati al 22 aprile, ed oggi è 25 aprile, quindi anche di qualche giorno fa, quindi non è aggiornatissimo alla data odierna, però al 22 di aprile i dati che ci sono stati trasmessi formalmente dalla prefettura ci segnalano un incremento importante. Un incremento assolutamente importante perché superiamo i 100 casi positivi, 109 positivi che diventano 104 in presenza di alcuni decessi. Ribadisco, dato al 22 di aprile, significa che giornalmente abbiamo un incremento di casi positivi a due cifre, alcune volte anche abbondantemente sopra le due cifre. 13, 14 casi positivi da un giorno all'altro. Questo fa sì che in questa situazione, con questa trascuratezza, noi da questa problematica non ne verremo fuori mai. Qualcuno mi ha detto non urlare, io non urlo, ma sono molto arrabbiato, sono molto preoccupato perché obiettivamente la situazione comincia ad essere pesante. Questa situazione comincia ad essere non più sopportabile. Lo so bene, adesso starete scrivendo, fai più controlli, a parte il fatto che il sindaco non è uno sceriffo e i controlli sono demandati alle forze di polizia che sono autonome rispetto al sindaco e rispetto all'amministrazione comunale.